Buongiorno mie care e miei cari. Parlando all'inizio di questo convegno, mi sono data il compito di evocare le nostre più antiche antenate e antenati. Ed è per questo che ho scelto il tema delle signore del Paleolitico, perché sono la loro intelligenza ha permesso all'umanità di arrivare fin qua. Però mi tengo strettamente al testo scritto perché i tempi sono stretti. E le diapositive erano necessarie perché voglio farvi vedere soprattutto delle immagini. Allora, la loro sapienza è una sapienza che l'umanità ha progressivamente dimenticato, fino a vivere nella grande simulazione artificiale e virtuale del presente, che più si incanta davanti ai portenti tecnologici, più si allontana dalle radici che tuttavia continuano a tenerci in vita. Ci sono alcune parole chiave che ho segnato qui per aiutarvi ad attraversare questo testo e che sono in primis la parola connessione. La connessione tra il mondo umano e la natura in tutte le sue manifestazioni. La ciclicità dei fenomeni legati alla vita e alla morte. La valenza simbolica che troverete fortemente presente nelle immagini che vi mostrerò, sia di animali che di corpi femminili, e come obiettivo di questa sapienza la ricerca dell'equilibrio in tutte le sue forme che produce il dono dell'abbondanza come risultato. Sono due i sistemi. Gli insiemi di immagini provenienti dalle grotte santuario del Paleolitico. Mi occuperò soprattutto di Paleolitico in questa breve relazione e segnano insieme l'origine della prima cultura umana, delle prime culture umane e dell'arte. Sono i corpi di donna abbondanti e generosi, sono appunto una vivida galleria di animali selvatici. E insieme, nella loro connessione ricercata e riconosciuta, compongono l'alfabeto delle conoscenze e dei valori del primo universo simbolico umano. Il dono della vita e il dono del cibo nascono dall'equilibrio tra umano e naturale e portano con sé la promessa dell'abbondanza. Due immagini ho scelto come significative e sono un'immagine di Uro proveniente da Altamira, grotte spagnole, un Uro e un bisonte femmina e successivamente una delle più famose immagini delle cosiddette veneriste a Teopige, la signora di Willendorf, austriaca. Durante la lunga fase del Paleolitico, ossia per decine di migliaia di anni, le numerose testimonianze che sono arrivate fino a noi attraverso l'arte rupestre di pressoché tutti i continenti, cioè pitture, sculture e incisioni su pietra, ci mostrano immagini ricorrenti di contiguità con e di dipendenza dal mondo naturale dei gruppi umani, mentre i corpi femminili, nudi e formosi, alludono più direttamente alla ciclicità e ai ritmi della vita, che appunto, se mantenuti in equilibrio, permettono e garantiscono la continuazione della creazione. Creazione che non è un fenomeno avvenuto all'inizio della storia del cosmo, una volta per tutte, ma è un qualcosa che si rinnova momento per momento, che tutti abbiamo il compito di portare avanti. E poiché vennero
questi insiemi di immagini ripetutamente rappresentati oltre che agiti, possiamo legittimamente supporre che questi fossero i valori al centro sia della loro realtà del mondo fisico che di quello immaginario. Ed ecco una sequenza di scene di caccia. Su quale fosse il rapporto carne-vegetale nella loro dieta sono state fatte diverse ipotesi. Attualmente prevale quella secondo cui la base quotidiana fosse in realtà ampiamente vegetariana, accompagnata talora da piccoli animali o pesci, mentre la carne e grossi animali rappresentava l'eccezione o entrava nell'alimentazione solo in seguito a eventi stagionali ricorrenti ciclicamente, come la caccia ai grossi mammiferi di passo o residenti, che era una vera e propria azione sacra collettiva, finalizzata alla cattura e alla preda e al ringraziamento per il dono del cibo. Al tempo stesso risulta evidente che a partire dalla notte dei tempi il principio vitale, la sorgente prima di ogni manifestazione di vita, fosse primariamente percepita come femminile. Queste sono altre scene, come vedete sempre di gruppo, cioè gli umani si mettono in gruppo perché è un'azione sacra. Poi c'è questa bellissima immagine di cervo che si volta, no, quasi a vedere chi lo sta inseguendo. Poi c'è questa scena della una caccia con le tagliole. Poi c'è l'immagine del bisonte ferito con lo sciamano. Queste sono immagini del Paleolitico che ancora a Çatalhöyük, e siamo ormai nel Neolitico, cioè intorno al 5000, continuano a venire rappresentate. Quest'ultima è una scena appunto proveniente da Çatalhöyük. Dicevo il principio femminile, prendendo come il corpo, la rappresentazione del corpo femminile. Prendendo come scenario il continente euroasiatico, troviamo una lunga sequenza di Veneri steatopige datate a partire da circa 30.000 anni fa e disseminate lungo tutta l'estensione compresa tra la penisola iberica fino a tutta la Siberia. Ora, io di queste farò una carrellata molto veloce perché i tempi sono brevi, ma mi premeva mostrarvi come queste immagini si susseguono ininterrottamente per migliaia di anni in tutto il continente euroasiatico. Queste invece sono le immagini di parto, le più antiche immagini di donna che partorisce che troviamo. Ma ecco a voi le vere e proprie signore del Paleolitico. Si dividono in cinque gruppi, a partire appunto dall'ovest. La signora di Brassenpois, le Spug, l'Ossel, su questa torneremo. Questa è all'interno della grotta di l'Ossel, sempre nello stesso luogo. Tursac, vediamo il gruppo italico, questa appartiene ai Balzi Rossi Grimaldi. Questa è la Grimaldi, anche lei. Famosissima la Venere di Savignano, questa è un'altra emiliana, Scandiano, questa invece viene dal sud dell'Italia, dal Salento, da Parabita, questa è dal lago di Bracciano, qui vicino, questa è una statuetta molto piccola ma molto ben delineata. Poi saliamo più a nord, abbiamo il gruppo renano danubiano, molto ricco. Queste sono i loro profili, questi vengono dalla Sassonia, questa è la famosa Venere di Dolny Vestonice, Percovice, la mia antenata, Moravia e poi il gruppo russo. Alcune di queste sembrano molto rovinate perché sono incise su osso e quindi l'osso ha subito un deterioramento maggiore. La famosa signora di Kostenki, queste sono lungo il Dnieper, il fiume Dnieper, Gagarino, la signora di Gagarino, queste che sembrano delle sculture moderne in realtà, come linee e come volumi, sempre nella zona tra Dnieper e l'Ucraina.
E infine il gruppo siberiano, che ha una serie di statuette molto piccole, la zona comprende quella compresa tra l'Ural, il Baikal e l'Altai, quindi siamo già in Asia. Ecco, questi signori del Paleolitico, durante il Neolitico, assunsero poi le loro manifestazioni più eloquenti e durature, quelle di signore degli animali selvatici, delle piante e delle erbe, degli uccelli e dei pesci, che si manifestava nelle infinite forme di dea uccello, dea pesce e dea serpente, presenti peraltro anche nelle cosmogonie di altri continenti. In seguito, in Europa, questa immagine di dea, simbolo sintetico di un intero orizzonte di senso, fu duramente messa alla prova dall'emigrazione dei popoli Kurgan dalle steppe orientali a partire dal 3500 circa, dalla comparsa di una nuova divinità maschile, il tonante Zeus. Sicché dall'età del bronzo in avanti sono ricorrenti le sue rappresentazioni, cioè del nuovo dio maschile, grazie, nell'atto di pietrificare con il suo fulmine Ereteo o Cecrope, ci sono varie vari miti, comunque il mitico fondatore di Atene, che è per metà uomo e metà serpente, per costringerlo una volta per tutte a essere o solo umano o solo animale, cioè quella contiguità tra regni, tra mondo umano e mondo vegetale e animale, che aveva coperto l'orizzonte culturale delle nostre antenate e dei nostri antenati, con la cultura greca si arresta e Cecrope appunto viene, Cecrope assunto in questo caso come simbolo di un'infinita varietà di forme, viene pietrificato, non avrà più spazio per esistere. Allora, visto che purtroppo il tempo è questo, mi limito a ribadire ancora una volta che è la contiguità necessaria tra mondo animale e umano che garantisce la continuazione della creazione e che questa contiguità è stata raffigurata innumerevoli volte nelle grotte santuario del tardo paleolitico ed è raccontata in maniera esemplare anche dalle figure di sciamane e sciamani mescolati agli animali e raffigurati come ibridazioni volute tra regni e mondi diversi. Essenza dello sciamanesimo, pratica religiosa tra virgolette, in cui conoscenza, sacralità e azione magica stanno insieme, fu infatti quello di essere ponte tra i mondi contigui, dai confini labili e flessibili, siano essi quello umano e animale, quello visibile e invisibile, quello dei vivi e dei morti, della terra e dei cieli. E l'animale possente, che quindi in chiusura assumo come simbolo di quanto, del senso che volevo passarvi con queste breve note, questo animale possente dalla cui disponibilità a farsi preda dipendeva la sopravvivenza nella stagione fredda delle comunità umane, diventò poi anche lo spirito protettore, il totem, l'antenata o l'antenato da cui un gruppo o un clan derivava la sua discendenza. Questo legame, che qui vedete ricercato ovunque, questa immagine rappresenta pitture della grotta di Porto Badisco sempre in Salento, uno sciamano tunguso e uno sciamano del nord dell'Italia, della Val Camonica, e poi c'è l'immagine ultima, una delle più famose, di Trois Frères, e questa che forse invece non conoscete altrettanto bene, che è una splendida immagine di una sciamana italiana della zona adriatica delle Marche, che ha, contrariamente appunto a quello che Zeus andrà a paralizzare, è una donna con un meraviglioso corpo e una testa di cerva, le interpretazioni sono svariate.
Ecco, è stata la rottura, no, di questo equilibrio, di questa forte consapevolezza che i doni della natura, i doni della vita, dell'abbondanza, eccetera, ci arrivano perché sappiamo mantenerci in sintonia con madre natura, che ci ha portato invece alle drammatiche condizioni del presente, ha sviluppato un'economia assolutamente virtuale e così via. Vi ringrazio per l'attenzione.